Oggi volevo parlarvi della grande fase a gironi giocata dalla Danimarca nel Mondiale di Messico 86. Quella squadra era allenata dall'allenatore tedesco Piontek e tra i giocatori più importanti aveva sicuramente Laudrup che giocava in Italia nella Juventus, così come giocava in Italia l'altro, diciamo, giocatore più importante della Danimarca che era Elker, protagonista tra l'altro dello storico scudetto del Verona nella stagione 84-95. Diciamo che l'inizio del mondiale di quella Danimarca fu folgorante perché, insomma, nelle prime tre partite riuscì a ottenere tre vittorie consecutive. Infatti, nella prima gara riuscì ad avere la meglio di una coraccia Scozia con il risultato di 1-0, ma si superò nella seconda e nella terza partita. Infatti, nella seconda partita la Danimarca riuscì a battere addirittura con il risultato di 6-1 l'Uruguay con una tripletta di Elker e poi addirittura nella terza partita del girone riuscì ad avere la meglio della Germania Ovest con il risultato di 2-0. Quindi la Danimarca nella prima fase del mondiale riuscì ad ottenere appunto a chiudere a punteggio pieno e a qualificarsi agli ottavi di finale come prima classificata. Anche se in realtà non fu negli ottavi di finale non fu particolarmente fortunata in quanto dovette incontrare la Spagna. Però nonostante questo, io ricordo all'epoca ero poco più che un bambino, dopo la grande prima parte del campionato del mondo, i danesi venivano addirittura considerati tra le favorite per la vittoria finale, perché oltre ad avere tra l'altro giocatori importanti, è una squadra che giocava un gran bel calcio, un calcio offensivo, spumeggiante. Però diciamo la favola di quella Danimarca fu destinata ben presto a svanire, in quanto nella partita degli ottavi di finale subirono una vera batosta contro la Spagna. Infatti, nonostante la Danimarca in quella partita riuscì a passare in vantaggio con un gol di Olsen, poi la Spagna dilagò, soprattutto nel secondo tempo, rifilando addirittura 5 reti con addirittura un poker siglato da Butragueño. Quindi quella che sembrava dovesse essere la favola di quella Danimarca, in realtà poi si trasformò negli ottavi di finale in una vera disfatta. Un vero peccato, anche se poi 6 anni dopo, come ben saprete, poi la Danimarca vinse il titolo europeo con una squadra forse, anzi non forse, sicuramente meno dotata dal punto di vista tecnico, però insomma questa è un'altra storia che poi prenderemo in un secondo momento. Ciao a tutti e alla prossima!